Avis Fano ha festeggiato con grande partecipazione i suoi 65 anni di presenza sul territorio, iniziata nel 1950 con 20 componenti e che ora conta 2.500 donatori che assicurano ben 4.500 donazioni annue. La manifestazione si è aperta domenica 4 ottobre nella giornata del dono nazionale, con ritrovo alle ore 8.30 con donatori e consorelle e autorità nella chiesa di San Francesco adiacente alla sede comunale di Avis. Nonostante la giornata piovosa, la festa non è stata rovinata, così il sindaco in testa, le autorità presenti e i labari al seguito, il corteo, partito alle ore 9, ha fatto sosta al monumento alla vita nella piazzetta Donatori del Sangue, dove è stata deposta una corona in memoria dei donatori defunti. Sì, è una giornata importante perché Avis è una presenza significativa che dà valore aggiunto a questa città. 65 anni non sono pochi, sono tanti anni di presenza costante e sempre più numerosa. E quindi se pensiamo a cosa hanno prodotto tutte queste straordinarie persone che per tanti anni hanno donato, significa che hanno fatto tanto di quel bene, tanto gesti di tanta generosità che devono essere un esempio per tante altre persone. Per questo traguardo così importante, Avis Fano ha fatto il restyling al monumento donato da Avis al comune di Fano. E grazie al sindaco e ad Aset Servizi è stato apposto un faro per dare luminosità 24 ore su 24 al monumento, illuminandolo anche di notte. Questo è un monumento alla vita, la vita dei donatori che rifioriscono nella vita dei riceventi. E avrà luce tutto il giorno, abbiamo detto che anche di notte sarà illuminato a simboleggiare la luce che c'è all'interno, ciò che brilla, ciò che emerge e ciò che la città riesce a ricevere dai donatori. Dopo la messa in cattedrale, celebrata dal parroco Don Mauro Bargnesi, anch'egli donatore, poi premiato con bereminenza in oro smeraldo, presso la sala pastorale diocesana si è data l'apertura ufficiale alle premiazioni, che è stata affidata alla presidente di Avis Fano Giuliana Peroni, che in anteprima ha annunciato la nascente collaborazione di Avis con la cultura, grazie alla presidente del Teatro della Fortuna Katia Amati, che nel foyer del teatro concede un punto di informazione Avis. Un momento molto emozionante, perché le benemerenze costituiscono proprio la volontarietà e la fratellanza continua di questi donatori che per tanti tanti anni donano. Quindi se siamo arrivati alla medaglia d'oro vuol dire che le donazioni sono tante, da 50 donazioni fino ad arrivare alle 125. Poi abbiamo avuto anche il sindaco che ci ha dato questo premio speciale di valore sociale della città perché per le donazioni superiori alle 125 donazioni. Quindi una giornata veramente emozionante, ringraziamo tutti i donatori ovviamente e a continuare in questo modo e per far sì che di donare speranza di vita, perché questo diciamo è il nostro obiettivo.